Siamo nello stand di Kiku qui ad Interpoma 2014 e incontriamo Jürgen Braun. Kiku è un club varietale. Ci spieghi cosa c'è dietro, qual è l'impegno, il lavoro che c'è dietro a un club varietale e come sta andando la campagna? Beh, dietro a un club varietale ci sta un immenso lavoro di preparazione. Iniziamo già col dover trovare le zone adatte per crescere la varietà che si ha. Poi a livello di consumatore bisogna capire se si apprezza o meno la mela. Insomma, c'è tutta una serie di cose da capire, da individuare, e una volta capite queste cose qua inizia il lavoro vero e proprio. Dunque trovare dei vivaisti preparati a fare le piantine, trovare delle ditte commerciali che capiscano questa mentalità del marchio. Insomma, c'è un susseguirsi di cose che ce ne vuole di tempo, tanti anni. E poi una volta arrivati a un certo punto, quando c'è un volume critico di frutti, di mele, c'è tutto il discorso di branding dietro, cioè parlare col consumatore, fargli vedere la mela, il frutto, fargli vedere il marchio, fargli capire cos'è un marchio. E qui c'è un lavoro massiccio di branding. Noi oggi come Kiku siamo presenti a livello mondiale, in Europa parliamo di circa 22-23 mila tonnellate di raccolta, negli Stati Uniti di 3.000, dunque nell'emisfero nord di 25.000 tonnellate. Nell'emisfero sud siamo in Cile, siamo in Sudafrica, siamo in Nuova Zelanda. E tutti questi partner, ne contiamo 29 il giorno d'oggi, sono veramente pronti a lanciare questo prodotto a livello mondiale con dei movimenti intercontinentali, per esempio i neozelandesi che servono gli Stati Uniti nella loro off-season. In Europa siamo presenti in 10 paesi diversi e appunto questa diversità dei paesi rende le cose un po' più problematiche, però alla fin fine più siamo, più parliamo del marchio, meglio è. Il compito più arduo è fidelizzare il consumatore, però ce ne accorgiamo proprio quest'anno che è un anno di sovrapproduzione con tutti i problemi che abbiamo con l'embargo russo. Noi come marchio Kiku, ma anche altri marchi, riusciamo proprio a posizionarsi molto bene, siamo riusciti a fidelizzare il consumatore, lui crede nel marchio, è disposto a spendere certi soldi, mentre purtroppo le mele generiche faticano tanto. Dunque questo è un anno veramente buono per i marchi che perdono molto di meno rispetto a un prodotto generico. Ti ringraziamo per queste informazioni e diamo appuntamento su Agronotizie per tutti gli approfondimenti su Kiku.